Come si dice, l'appetito va mangiando. È giusto che c'è un discorso di ridimensionamento in una squadra che ha già delle basi importanti, una società solida. Io penso che per un allenatore sia fondamentale poter lavorare in questa tipologia, in questo contesto. Per quello sono contentissimo di aver accettato Sassuolo e sono convinto che ci toglieremo delle grandi soddisfazioni. Gli allenatori se ne sono passati tanti, però i risultati, bene o male, sono stati sempre ottimi e devo dire che c'è una società forte che fa lavorare bene i propri allenatori. Io ho la voglia e sono venuto qui col fatto di far benissimo a Sassuolo, è normale che fare questo lavoro per me e sono personalmente anche ambizioso e spero di poter crescere tantissimo. 4-3-3 è il mio modulo un po' preferito, io sono stato un allievo da giocatore di Zeman. Mi piace il suo calcio, anche se ovviamente c'è un discorso difensivo magari diverso da quello che può essere il suo pensiero, però il fatto di essere propositivo a me piace, è la mia mentalità, sono stato scelto anche magari dalla società per questo e ritengo che sia bello anche andare allo stadio per divertirsi. Sono un allenatore collaborativo per mentalità, mi piace che i miei giocatori capiscano, conoscano, accettino il mio modo di lavorare, non mi piacciono i signor sì, ma mi piacciono i ragazzi che crescono insieme a me capendo quello che stiamo facendo. Il proprio spogliatoio è giusto avere persone che conosci, che conoscono anche il tuo modo di lavorare, per me è un grande vantaggio, già sanno quello che voglio io bene o male da loro e dai miei giocatori, è un'arma in più. In particolar modo in questo momento stiamo ragionando su quelli che abbiamo realmente e ci sono veramente diversi giocatori interessanti, sono rientrati dal prestito Pavoletti e Massoni che io conosco bene perché sono di Pescara, sono di quelle parti, l'ho visti giocare, sono veramente due elementi interessanti, hanno fatto bene in Lega Pro e sono convinto che potranno far bene anche con noi, anche se devo dire che le valutazioni maggiori poi le rifaremo insieme dopo la prima fase del ritiro. Il raduno ci sarà il 10, adesso dobbiamo decidere solo l'orario e poi il 14 in linea di massima ci dovremo trasferire a Carpineti. Cominceremo lì facendo un paio di settimane di ritiro e poi ritorneremo in sede. Un allenatore che viene da una brutta esperienza a Lecce, però obiettivamente io ho sentito in giro per l'Italia, chi lo conosce, ne hanno parlato solo bene, non ho trovato uno che mi dicesse ma ha questo difetto, ha questo... Mi hanno sempre detto tutti che è un leader, che è un lavoratore, che è uno che sarà il futuro, uno dei futuri allenatori di Serie A. Speriamo di aver scelto bene, questo ce lo dirà il campo. Devo ringraziare per l'ennesima volta Bonato che ha gestito una prima parte della campagna acquisti veramente in maniera magistrale, l'ho potuto seguire a Milano 2-3 volte, credetemi è un signor direttore generale e sportivo allo stesso tempo. Speriamo di aver fatto le scelte giuste, puntiamo un po' più su dei giovani che avevamo mandato in giro a maturare e poi ce la giocheremo, insomma, guardiamo, speriamo di partire bene come siamo partiti l'ultimo anno perché chi ben comincia è metà dell'opera. Insomma. In base al budget che ci siamo dati a inizio stagione, per far conciliare tutti i conti sicuramente un'uscita eccellente ci sarà. E credo che però devono maturare le condizioni e i parametri per poter fare questo tipo di operazione, quindi noi siamo tranquilli, crediamo di aver fatto finora un mercato importante praticamente andando a patrimonializzare tutto quello che era stato fatto lo scorso campionato e staremo a finestra per cogliere le migliori occasioni da qua al 31 agosto. Credo che sia arrivato il momento anche per loro di poter dimostrare qui a Sassuolo il valore che hanno e dopo andremo a completare la rosa con qualche altro ragazzo giovane che arrivi magari da realtà, da top club di Serie A che ci permetta, come abbiamo fatto quest'anno, di far bene.